Salve popolo dell'internet e benvenuti al nostro canale Pinte di Storia. Come potete vedere, questa in verità non è una puntata come le altre, è più che altro un sorso di birra, non una pinta di birra, come anche si può vedere da queste birre che sono al limone e anche abbastanza annacquate, perché il nostro buon amico qui, Antonio, è appena tornato da un viaggio in Iran, dove l'alcol, mi dicevi, è proibito, giusto? Esatto, io ho bevuto per una settimana birra al limone, birra alla pesca e birra alla mela. Mamma mia, non so come hai resistito. In ogni caso, l'Iran, sappiamo tutti cosa è successo in questi ultimi giorni, queste ultime settimane in Iran. E dobbiamo dire che la causa di tutto è quest'uomo, perché porta sfiga. Infatti lui è stato lì in vacanza una settimana, il giorno dopo fanno l'attentato. Sì, fino a un certo punto. Poi comunque, hai visto quello che è successo in Iran? È un attentato diverso da quelli che fanno. Sì, me ne sono accorto, qual è la differenza infatti? In Iran, rispetto a quelli che succedono in Europa, si tratta più che altro di questioni politiche. Cioè, ad essere colpiti sono stati centri religiosi e politici appunto di quel paese, che poi religiosi e politici in Iran vuol dire la stessa cosa. E infatti quello è una repubblica islamica, giusto? Sì. Però fino al 1935 circa l'Iran, che si chiamava Persia, non era lo stesso paese di oggi. Tu mi spiegavi questo prima, giusto? Sì, no, è completamente diverso. Sì, fino al 1935 si chiama ancora Persia, il paese delle mille e una notte, e più o meno se ne sa poco o niente in Europa, a parte questo fascino sulla figura dello Shah. Poi diciamo che con la presa del potere di questo ex soldato Reza Pahlavi, che dà avvio alla dinastia dei Pahlavi nel 25, la situazione cambia. C'è un tentativo di modernizzare il paese creando un regime, però sì, adesso non possiamo dilungarci su tutta la storia dei Pahlavi. Diciamo solo che sono due sovrani, questo Reza Pahlavi è il figlio Mohammed. Ed è proprio nel governo del figlio che si instaura questo regime debole, però allo stesso tempo autoritario, perché lo Shah era a capo sia dell'esercito che della polizia segreta e aveva il supporto forte dell'Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale, perché bisognava fare questo corridoio persiano per far passare i rifornimenti di merci, di munizioni, armi all'Unione Sovietica, dalle colonie inglesi. Certo, certo. E poi successivamente, dopo la guerra, diventa praticamente uno stato satellite degli Stati Uniti nello scacchiere della guerra fredda. Quindi in sostanza fino a quel periodo c'era una divisione tra il potere politico e il potere religioso. Infatti lo Shah era praticamente un re. Questo vuol dire Shah, non sembra una cosa tanto distante, lontana, molto fascinoso, orientale, in realtà è soltanto il titolo, il re. Poi però tu citavi che era un governo molto autoritario, infatti si cominciarono a creare verso la fine degli anni 70 molti movimenti di dissenso popolare capeggiati spesso dal clero. E qui arriviamo alla figura celeberrima di Khomeini, che era un per l'appunto appartenente al clero sciita. In realtà si dice Khomeini. Khomeini si dice. Khomeini è la pronuncia alla francese. Ah, è giusto, Khomeini, è vero, lui è stato in esilio in Francia per moltissimo tempo, da dove tuonava contro il grande Satano che erano gli Stati Uniti. Appunto, tu dicevi, gli Stati Uniti erano i principali sponsor del regime. Del regime dei Shah, sì. D'accordo, parliamo di Khomeini. Ho detto giusto, ho detto sì, giusto. Sì. Ok, perfetto. Parliamo di Khomeini. Chi Khomeini era costui? Era un rispettato ayatollah, cioè un esperto teologo e un esperto giurista, in particolare del diritto islamico. Ed era appunto, era ammirato per questo, e con il progressivo accentramento di poteri del regime dello Shah, anche a sfavore del ceto religioso, si è creata questa frattura, e Khomeini piano piano ha raggruppato su di sé tutti i principali oppositori al regime dello Shah, tanto che nel 64 è stato esiliato e se n'è andato prima in Iraq e poi in Francia, da dove ha gestito tutta questa opposizione, in cui figuravano anche gruppi però di comunisti e laici, quindi non era solo religiosa. Infatti diciamolo, inizialmente la rabbia contro lo Shah di Persia, Reza Pahlavi, veniva incanalata da questo movimento, ma non era un movimento che da subito si poneva come un movimento religioso nel senso puro del termine, era più resistenza politica, sì, che i campi religiosi incanalavano. Infatti, se non sbaglio, lui diceva che gli ayatollah, o comunque gli esperti in legge islamica, avevano il dovere morale di opporsi agli abusi del, sì, potere laico. Probabilmente poi questo ha portato alla successiva radicalizzazione. Comunque, poi, quando è stata effettivamente fondata la Repubblica Islamica, molta gente si è resa conto che era passata dalla padella alla brace, in buona sostanza,
Però l'Iran al momento è un paese in profondissima trasformazione, come abbiamo visto con le recenti elezioni politiche che hanno decretato la continua apertura culturale e politica del paese. C'è ancora molto da fare, però immagino che rispetto agli anni 80, quando fu instaurata la Repubblica Islamica, ci sono stati enormi passi avanti. Ci sono un sacco di questioni aperte, però si vede che è un paese che ha fame di conoscere il resto del mondo. È sostanzialmente probabilmente a questo che si rifanno gli attentati recenti, e sono ancora questi conflitti irrisolti che stanno sfociando nuovamente in battaglie, diciamo, armi alla mano. Però Antonio, non tediamo ulteriormente i nostri amici oltre lo schermo, e di tu che sei stato lì in vacanza, c'è qualche libro che possono leggere, qualcosa di leggero, non troppo impegnativo? Ma sì, diciamo che dei libri sull'Iran, anche se magari schierati in un senso o nell'altro, di solito ne sono stati prodotti parecchi. Uno interessante, affascinante, proprio sul rapporto controverso con gli Stati Uniti, può essere La seduzione del pavone. La seduzione del pavone, sì. La seduzione del pavone. È un libro italiano del 2012, ma allo stesso modo però consiglierei la lettura anche di Persepolis. Che è un fumetto abbastanza famoso, cioè è stato anche tratto un film, lo potete trovare tranquillamente su Google perché è molto famoso. Sì, sì. Altrimenti, se volete vivere un'esperienza immersiva nei giorni della rivoluzione iraniana, vi consigliamo un videogames che si chiama Revolution 1979 Black Fridays, in cui voi impersonate un fotografo che deve documentare quello che sta avvenendo in quei giorni di rivoluzione a Teheran e nel circondario. Comunque, come abbiamo detto, questa è solo un sorso, non una pinta di storia, quindi la chiudiamo qui. Noi ci vediamo, come sempre, alla puntata classica di Pinta di Storia, e nel frattempo, buone vacanze! Thank you.